Ragazzi, ci siamo arrivati alla fibrillazione totale, il crash continuum. Oggi, che è lunedì 29 agosto, incontro ad Arcore per 7 ore, che è la villa privata di Berlusconi. Bossi, il gota del PDL più Berlusconi. Non dovevamo toccare le pensioni, no, però forse le tocchiamo. L'IVA dal 20 al 21, ma chissà se è d'accordo anche la comunità europea, si può fare, ma solo per acquisti alti, non per tutti. Le pensioni non si toccano, però si toccano. Facciamo slittare gli anni dell'università, così magari uno andrà in pensione a 72-73 anni, se ci andrà, però gli conteggiamo comunque il reddito che lui ha pagato. Contributo di solidarietà? No, assolutamente. Come mai un ricco può metterci 2 o 3 mila euro delle eccedenze che gli servono al necessario, all'utile, al superfluo? Non sia mai, sa troppo di patrimoniale, forse al di sopra di 200 mila euro, però perché solo a loro? I manager che dicono noi abbiamo pagato le tasse, quindi non ve la prenderete con noi al di sopra di 200 mila euro, certo, giusto, state bene, ma avete pagato il tutto, quindi non vi si toccherà. Calderoli, ieri, Delfini, insieme a quegli altri che adesso faccio anche fatica a mettere insieme riunioni, nome e quant'altro, avevano detto che comunque avrebbero fatto una patrimoniale però sul possesso dei beni del 5% se tu avevi pagato le tasse congrue, quindi vai a ripescare con degli artifici che genereranno contenziosi. No, sì, io ho pagato, però l'ho ereditata, non so, soldi miei, non è di nessuno. Gli unici che si salvano sono quelli dello scudo fiscale, perché comunque non avendo investito in beni si sono pagati con il loro 5% la possibilità di aver evaso sempre, comunque, perché. E di qua? A sinistra. Anzi, no, scusate, al centro-sinistra. Anzi, no, scusate, al centro-centro-sinistra. Anzi, no, scusate, al centro-centro-centro-centro-centro. Che succede? Il PD presenta la raffica degli emendamenti che però pur intrasistema non vanno bene. L'Italia dei Valori, che dice la stessa cosa anche noi, va bene, ma anche lui studia diversamente dal PD le posizioni. Sella, non pervenuta perché Vendola, un uomo solo al comando di sé, quindi non è ancora pervenuto, diciamo, tempi di ritardo un pochettino più lunghi. I radicali non gli va bene, non si sono messi insieme neanche per dire: guardate, su questi provvedimenti noi che tuteliamo quelli che stanno sotto un minimo comune denominatore, vorremmo rispondere così. Magari non passa perché non ci sono i numeri, ma almeno, voglio dire, rispettano le speranze di noi che siamo qui a lavorare. Niente, comunque, neanche questo. Entro le 8 si possono dare, si possono presentare in Parlamento gli emendamenti, non oltre le 8. L'Europa che sta guardando, e noi sotto che nei cortei e nei commenti continuiamo a strillare: noi la crisi non la paghiamo. E invece no, la novità è che con questi provvedimenti e questa opposizione la crisi la pagheremo proprio tutta quanta e di fila, senza nessuno sconto. E non ci rimane altro che vedere se, oltre questi momenti terapeutici e liberatori, qualcuno comincerà a scendere nel reale e a bloccare tutto. E finalmente a fare quel cambiamento che non può essere certo un cambiamentino così, eh? Un cambiamentino un pochettino più robusto, ma nel reale, non qui, non qui. Quindi se mettete 100 mi piace e cominciate a pensare che non è col mi piace che possiamo cambiare, ma con qualcosa di sostanzioso nella realtà. E che siamo soli, fratelli, siamo soli, questa è la constatazione. Non siamo rappresentati da nessuno. Eh?